qui sono responsabile per la frantumazione. Cioè, all'interno del mulino non ci sono le sfere, o solo le sfere, ma anche il mulino si gira, le sfere cadono di nuovo, trovano i minerali e li frantumano in una sabbia abbastanza fina. Viene aggiunta tanta acqua, quest'acqua trasporta la sabbia fuori dal mulino, attraverso questo buco, e avanti in questa vasca. Se adesso i granelli erano abbastanza piccoli e leggeri, potevano solo passare, questa barriera, potevano fluire in acqua sopra.